Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei lavori alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, del primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli. Gli interventi sono stati finanziati con oltre 5 milioni di euro dalla Regione Campania attraverso i fondi destinati alla messa in sicurezza e riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale. I lavori renderanno la struttura resistente ad eventi meteo-marini straordinari con opere strutturali per il rifioramento della mantellata del molo di sopraflutto e l'ampliamento dei servizi nell'area portuale. Il cantiere che verrà avviato riguarda, come da progetto, la realizzazione di una banchina che renderà pienamente fruibile il molo di sopraflutto, il miglioramento della viabilità. Facciamo la consegna dei lavori, siamo alla fine di un iter molto lungo amministrativo che ha visto questa procedura, con un primo finanziamento, poi insomma tanti anni di attività, perché questa è la gestione della sovrintendenza, per cui si è dovuto rimodulare il progetto un'altra volta, quindi una serie di vicissitudini. Oggi per fortuna siamo alla fine, consegniamo i lavori, inizieremo questi lavori tanto attesi, di messa in sicurezza del porto, di messa in sicurezza dell'area portuale, della testata, e quindi è previsto un arretramento del muro, quindi maggiori condizioni di sicurezza, servizi nel porto, quindi un'opera importante che eravamo, insomma, che attendevamo da tanto tempo. Sindaco, per quanto riguarda invece il termine dei lavori, ci può dire già eventualmente una data? Il termine dei lavori chiaramente adesso sarà all'inizio, sarà nella parte esterna, quindi nella parte, diciamo, all'esterno dell'ambito del bacino portuale, poi ci saranno sospensioni ovviamente per estivo e poi la ripresa, però credo che l'impresa e i programmi che sono stati fatti sono abbastanza veloci, credo che insomma questo lavoro è previsto un anno, ma io credo personalmente di fare anche il primo.